Eccoci qua armati di forchetta e coltello e andiamo a provare la pizza. Dovete sapere che io amo il matcha latte a colazione. Un cucchiaino di polvere di matcha, un po' di cannella, acqua bollente e un tocco di latte di soia creano una consistenza meravigliosa. Ve lo consiglio vivamente, e insieme alla frutta e alla papaya. Muah! Potete vedere, mi sono cambiata perché oggi, visto che non c'è quella bellissima amorevole scuola, andiamo da mio nonno che ha un forno a legna e farò la pizza all'italiana, ovviamente veganizzata, e il mio gusto è molto particolare, vedrete che cosa ci metto sopra. Can't wait, see you there. Primo round, una schiacciata. Mio nonno è il nuovo mastro pizzaiolo. Vale. Adesso lo tentare anche così. No, no. Assaggi. Taste test. Io amo mio nonno. Adesso decoriamo la mia pizza con formaggio affumicato vegano. Yum! E vado anche a mettere un po' di salame vegano che abbinerò con l'ananas. Un pezzo qua e aggiungiamo anche qualche tocco di cipolla e qualche oliva. Voilà. Dammi. Dai. Una. Gnam gnam, bellezza, sei tutta mia. E quella di frutta. Voilà. La 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 la. Eccoci qua armati di forchetta e coltello e andiamo a provare la pizza. Abbiamo ananas, salame vegano, cipolle, pomodoro e formaggio vegano e un po' di olive. E adesso sono veramente curiosa di assaggiare tutto ciò. Intanto ne taglio una fettina, così che posso fare il taste test prima. Un chilo di pizza che mi farà ingrassare 3 kg, ma meritato. Riposa in pace. Cucuzzatete, questa è la schiacciata più grande della mia faccia, ma bene. Questi sono gli ingredienti per il mio smoothie proteico dopo il workout.
Questo sono spinaci congelati, abbiamo la banana, degli arachidi, questa è della proteina alla vaniglia e cacao e ovviamente latte di soia. Come potete vedere qui ho già messo tutto ciò che ci serve, manca l'aggiunta del latte di soia e dello zenzero che non vi ho detto. E inoltre volevo dirvi che questo è farina di carob, che è praticamente un sostituto del cacao, cioè molto più sano. Adesso andiamo a frullare il tutto e speriamo che venga cioccolatoso. Penso di essermi superata, sono veramente commossa perché il risultato è bomba, vi giuro che è extra cioccolatoso. Ed ecco come a volte passo la domenica sera e questa è l'atmosfera. Adoro, questa è una lampada con il sale dell'Himalaya che è fenomenale veramente. Ovviamente non può mancare il mio smoothie proteico, queste sono chips di cocco della Tiger che vi consiglio assolutamente, gente, cioè ammirate, sono croccantissime. E qua c'è l'infuso ai fiori di malva e buona serata!